cerchiamo di pensare al futuro, e quindi avremo un centro di allenamento in grado di ospitare zona sportiva, la Juventus. Avremo riservato alla Juventus 32. Sarà una scuola che proporrà un programma di. Sarà un centro fortemente innovativo, dedicato specialmente a stretta sinergia con l'attività di Wii Arena. Sarà dedicata a un pubblico giovane, alle famiglie, lo stesso che c'è, sede prestigiosa sì, ma soprattutto funzionale, difficoltà nell'attuale sede, in maniera efficiente e confortevole, destinata a parcheggi, verde, ma soprattutto alla nuova viabilità a doppia bisogno dei fabbricati che sorgeranno nell'area della città. È stata notificata, i nostri legali e noi stessi stiamo leggendo. Non sono in grado di esprimere un'opinione. ESPN, una domanda per il dottor Mazzia, per il dottor Lorusso. Dottor Mazzia, questa iniziativa quanto riduce o quanto pensa lei potrà ridurre il gap con le grandi squadre? E per il dottor Lorusso, come, visto dal punto di vista dell'estraniero, come che è così difficile fare degli stadi e dei progetti come questo? Per i problemi politici, burocratici, come che in altre città d'Italia questo non succede? Grazie. È difficile per svariate ragioni. La prima è che non tutte le società sportive italiane hanno la mentalità della Juventus, e questo mi pare uno dei primi elementi. Sicuramente, se siamo arrivati a questo punto, è perché a Torino la Juventus ha ragionato con noi, con una grandissima determinazione imprenditoriale, e oggi per raggiungere certi obiettivi è essenziale avere un partner privato che ha questo tipo di approccio, questo tipo di determinazione. Non sono tante le società italiane, anzi diciamo che non è un caso che questa cosa qua l'abbia fatta la Juventus a Torino. La seconda ordine di ragioni è che per tante ragioni storiche c'è un po' di eccessiva normazione nei processi di trasformazione urbana. E magari con un marchio nostro. Integro un attimo quello che ha detto il dottor Mazzia, i posti sono compresi, ma ci può essere un'eccedenza di circa 4 milioni e mezzo di differenza. Quindi alla fine ci sarà un investimento che potrebbe oscillare tra i 100 e i 105 milioni. Altri? Altrimenti chiudiamo. Una domanda qua a sinistra. Marina Salvetti di Tutto Sport. Io le volevo chiedere invece, per quanto riguarda il J-Medical, di cui non si è parlato probabilmente perché non rientra nell'area Continassa ma rientra nell'altro lato dello stadio, cioè verso il museo, se ci poteva dire qualche cosa su questa altrettanto novità. Sì, non ve ne ho parlato perché il J-Medical non si installerà nell'area Continassa. Il J-Medical è già in fase avanzata di costruzione. Abbiamo iniziato a utilizzare una delle aree che sono di fianco al museo. Se voi avete presente il museo, alla vostra sinistra c'era un'area di 3.500 metri quadrati